signori, benvenuti nella 12ª parte di Watch Dogs Bad Blood. Ragazzi, manca più o meno all'incirca poco più di una settimana alla fine di questa storia, per poi passare a Watch Dogs 2, che sarà un capitolo bello cazzuto. Comunque, amara, togliti dal cazzo però, amara medicina. Tanto te ti prendo i soldini belli lì, ti prendo anche a te, che però non ne hai. E allora iniziamo. Amara medicina, Bad Medicine, che è anche una canzone di Bon Jovi, pensate un po'. Prima che ci trovino, darebbe una possibilità di fuga a entrambi. Tengono la spia Alex Jaworski da qualche parte qui dentro. Jaworski. Sapere cosa o chi ha scoperto. Alex Jaworski, cosa ha scopertoschi? Allora, vedo un mezzo acquatico, e quindi direi che il mezzo acquatico è ciò che adesso ci serve, perché dobbiamo, penso, raggiungere una barca proprio. Certo, c'è una varietà di missioni, sto spin-off incredibile. Ripeto, le missioni di questo DLC non sono nemmeno paragonabili con quelle della storia principale. Ogni volta lo dico e sono contento di ripeterlo, ragazzi, veramente contento. Non rompetemi i coglioni. Allora, Madonna, che nebbiola che c'è. Ok, via. È qualcosa di importante. Un attimo. Ok, ha risolto il problema. Allora, 38 metri, ci siamo. Avvicinati alla casa, ho capito, alla cassa, tutte quelle che abbiamo fatto esplodere nelle missioni secondarie, solo ci manca. Beh, che bello. Vabbè, questo vuol dire che iniziamo grattandoci l'occhio. E poi, ma questa è una missione alla Red Dead Redemption palese. Mi chiedo perché questa casa non sia stata nominata, non sia mai venuta fuori. E che palle, chiappalo. Nella storia principale, cazzo. È un po' cupa, però figa proprio. Vabbè, lui è fermo, impalato proprio. Gira. Non capisco perché tu non l'abbia preso. Vabbè, lo prendiamo così. Ehi! Merda! Abbiamo compagnia! C'è qualcosa che non va. Tanto non mi troverete. L'antisommossa si poteva evitare. Ma che cazzo? Per l'antisommossa c'è. Lui. Ok, punto abilità, ne abbiamo tantissimi da parte, poi li sistemiamo. Tu stai giù. Madonna, come l'ho preso. Uomo a terra, tanto non sarà l'unico. Né primo né l'ultimo. Affanculo. M'han visto. Tempo scaduto, stronzo. Questo non era nel contratto. Ok, niente panico. Deve esserci una sequenza per disarmarla. Pensa, cazzo, pensa. Godo. Ma non la telecamera, la sua morte, è diverso. Chiamate rinforzi, forza. Tanto comunque sia, scoperto o no, vi faccio fuori con la pistolina lo stesso. Deve esserci una sequenza per disarmo. Ricarica. Ah. La precisione dove l'abbiamo lasciata, T-Bone? Ciao. Alex
Jaworski, o come cazzo si chiama, Jaworski, sorry. Va bene, e sblocca, sblocca, easy. Fatemi fare una cosa, siccome non mi fido. Guarda. Si può fare intanto questo. Rintracciatelo. È sparito. Fa attenzione. Bello lì in coppia proprio. Occhio a me. Ok, buono. Sarei io il prossimo. Buono lì. E buono lì. Ok. Va bene. Poteva andare meglio, ma va bene lo stesso. Concentrati, concentrati. Che ora muori. Vai. Parfait, 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 parfait. Allora. Un'esca, ce la portiamo a casa volentieri. Merda. Che succede qui? Che succede qui? Mi sa che il doppiatore fuma. Ho questa vaga impressione. Tu dove cazzo guardi? Cazzo guardi? Cheat Ibra. Palese. Che si passa di qui. E ti si fa fuori lo stesso. Ma no, no, no. Perché mai tolto da lì? Godo. Ok, qua qualcosa ci deve essere per forza. Questa non si apre. Devo mandare Eugenio. Aspetta, qua qui. Vieni. Auto RC. Vieni un po' qua. C'è un campo. Oh. Perfetto. Di qui nulla. Cioè qua c'è un cadavere e siamo d'accordo, però. È però un cazzo, perché c'è nulla. Però qualcosa c'è invece. Vabbè. La posso ricostruire, perfetto. Vabbè, io ammazzerei quello che c'è rimasto. Intanto, poi dopo. Andiamo un attimo dentro la sta stanza. Tu sei fuori. Di là. È l'unica spiegazione, intanto. Allora, uno di quei tizi, forse Alex Jaworski. Vabbè, noi per convenzione lo chiameremo Swarovski. Così mettiamo tutti d'accordo. Per convenzione sarà Swarovski. Deve essere qui in giro. E noi, se tacciamo stanza per stanza, di sicuro un cadavere non credo possa essere una cucina. Però la granata la prendo volentieri. Qua chi c'hai? Cazzo, un'esplosione bella carica. Sblocca la porta. Oh, merda. Trovato. Oh, cazzo. Si è ucciso tutto. È lui? Parla. Parla. E come gli parlo? Devo entrare da dentro, vero? Ho visto lì, controllate. Tu ti nascondi lì, però io vorrei prenderti. Aspetta, dato che ce l'abbiamo, esca. Si fa così. Forza, finiamola qui. Finiamola qui. Come fai a non sentirla? Ok, l'ha sentita, l'ha sentita. Si sta muovendo. E ciao. Ok. Perché non scavalca? Ah, ok. Scavalca, vai. Qua.
Che cazzo di vetri c'hanno in America? Oh. Parla. Parla, ma il punto d'accesso dov'è? Qua c'è una chiappa citrulli, attira citrulli, qua non si apre. E perché non ti apri? Perché sei stronzo. Sblocca. Telecamera. Ci sarà un tasto per sbloccare, vero? Appunto, eccolo qua. A posto. Risolto il problema. Guarda, l'hanno dilaniato, poveraccio. Alex. No, ti prego, no. Ok, ok. Sono venuto a portarti via. Quegli stronzi. Cristo, continuavano a pugnalarmi. Ehi, ehi, ehi. Stai calmo, amico. Tranquillo. Sei Raymond Kenny. Ti stanno cercando. Se riesco a scollegarti, credi di riuscire a... camminare? No. Con le gambe. Ok. Polizia, qual è l'emergenza? Di' agli sbirri che hanno sparato a un loro informatore. E fai in fretta. Signore, è ancora lì? Pronto? La polizia non deve trovarmi. Signore? Qui. Dimmi tutto quello che puoi sulla Bloom. Un nome. Qualunque cosa. Seguivo l'amministrazione aziendale. Un certo Jack Finley. Quindi il gruppo che ha fatto diventare una star si dice Finley, no Finley. Ma Jack... mi hanno rovinato l'infanzia, ragazzi. Promettimi che la farai pagare a quegli stronzi. Aspetta che si avvicinino e mira alla faccia. Vai. Sì, può farcela sicuro. Puoi farcela. Ovviamente sarà tipo una pistola riciclata da uno di loro. Abbandona l'area, ma secondo voi siamo soli? Ovviamente si è rifornita di persone adesso. Ricevuto, sospetto in fuga, unità aerea. Però potrei fare una cosa, ovvero questa. Potrei... Merda! Causare un blackout. Ma forse è il diversivo ideale per darmela a gambe. È la polizia! Si fa così. Trovarci. Non importa. Facciamoli fuori. Noi si scappa, ragazzi. Noi c'è poco da fare. Noi si va in mare e si scappa. Tu hai invece l'abilità di disattivare l'elicottero, vero? Sì. Ce l'ho. Ciao. Costa 2 palline di energia, ma ce la facciamo andar bene. Appunto, qua ci hanno messo il motoschifo, e ovviamente, ragazzi, danno la colpa a noi, no? Cioè, noi combattiamo i criminali, ma la colpa è di chi li combatte, va bene. Sì, centrale, restate in attesa. Tanto il blackout è finito, ma noi siamo scappati, ragazzi. Direi che è stata una fuga veramente tipo top. 938 Charlie, stiamo tornando. Non dovevamo uscire dalla porta della camera, ma da quella sul retro, giustamente. Ok, Jack Finley. Ce ne sono un bel po' a Chicago, ma solo uno lavora per la Bloom. Bingo. Bingo. Per aver fatto il check-in al tuo bar preferito, mi rendi tutto più facile. Ok. Fuggi dalla polizia. Io credo che... appunto, amara medicina sia giunta così al termine. Seconda missione, o terza. Terza dell'atto. Due... sono 3 gli atti, non sono 5 come in Watch Dogs, la storia principale, che tra l'altro uno di quegli atti era composto da 15 missioni, che praticamente è tutto DLC. E ragazzi, grazie della visione, like al video, iscrizione al canale, noi ci vediamo alla prossima per la parte numero 13, sarà l'ultima missione dell'atto 2. Grazie, bacione, alla prossima.